Sette signori della droga nel Materano, maxi operazione dei carabinieri. 2 novembre, la giornata dedicata al ricordo dei defunti. Memoria e tecnologia, ora anche un sito web dedicato a chi non c'è più. Un social network dedicato a tutte le persone che non ci sono più. Un contenitore di ricordi ed emozioni con pensieri, foto, immagini e una sezione per gli animali scomparsi e per i personaggi famosi. L'iniziativa, unica in Italia, è di una giornalista lucana di San Mauro Forte, Isa Grassano, e di una sua collega pugliese. Il servizio è di Angelo Oliveto. Un dolore grande, come la perdita di una persona cara o del proprio animale di compagnia, ora può essere affrontato online con chi condivide gli stessi turbamenti. È possibile grazie al social network stayinme.com, ideato dalla lucana Isa Grassano e dalla pugliese Lucrezia Argentiero, due giornaliste che lavorano a Bologna. Nulla di macabro o triste, spiegano le ideatrici. Stayinme.com parla di morte, ma vuole essere un inno alla vita che non muore mai. Una piazza virtuale dove condividere esperienze che troppe volte non si ha il coraggio di tirar fuori. Vuoti dovuti a un lutto che portano ad avere paura di non essere capiti e spesso alla voglia di solitudine. Un muro che si può infrangere condividendo la sofferenza, trovando, sia pur virtualmente, un sostegno, una parola di incoraggiamento. Insomma, uno spazio per confrontarsi e fare amicizia, supportarsi a vicenda, trovare la forza interiore. All'interno del sito si trovano sezioni per l'inserimento di foto, musiche e pensieri. Si possono invitare anche nuovi amici nel gruppo Noi di questo mondo, quasi a voler creare un ponte ideale con quelli ormai nell'altro mondo.